In queste settimane la provincia di Firenze è interessata da una sequenza sismica, nel corso della quale alcune scosse in particolare sono state avvertite dalla popolazione, nelle località più vicine, nella città di Firenze e un po' in tutta la Toscana. Non sono scosse in grado di fare danni, fortunatamente, la loro magnitudo è abbastanza bassa, però sappiamo che storicamente in Toscana ci sono stati anche terremoti molto forti. Nel 1920 in Garfagnana e Lunigiana, nel 1919 nel Mugello e poi ancora nel 1917 nell'Alta Val Tiberina. Ecco, allora cogliamo l'occasione di questa sequenza per acquisire delle informazioni che ci possono aiutare. Ci possono aiutare sapendo, per esempio, qual è il grado di sicurezza sismica della casa in cui abitiamo o delle scuole che frequentano i nostri figli o gli uffici in cui lavoriamo. Possiamo acquisire le informazioni su quelli che sono i comportamenti corretti da seguire in caso di terremoto. Sono tutte informazioni, azioni semplici che però possono servire a salvare vite umane nei prossimi terremoti che comunque verranno senza avvisarci e senza chiederci il permesso.